Queste immagini a cui stiamo assistendo mostrano in modo inequivocabile i poteri paranormali del nostro personaggio. Gli oggetti più disparati vengono mossi con una semplicità disarmante. Vassoi, damigiane piene d'acqua, bottiglie, tutto cammina su tavoli al semplice tocco di un dito. C'è un'energia misteriosa che muove gli oggetti. Non ci sono trucchi, le testimonianze sono autentiche. Del resto i mezzi cinematografici a disposizione sono così semplici che mai si presterebbero a trucchi di montaggio. È sbalorditivo tutto ciò. Riteniamo che mai prima d'ora siano state filmate simili cose.
Guardate ora. Finanche Armi, uno dei suoi collaboratori prediletti, pervaso da questa energia, riesce in uno degli esperimenti più difficili. Il gioco delle carte, che scelte dal bicchiere a coppie di due, devono dare la somma di 7. Successo dell'esperimento del gioco delle 7 carte, l'esultazione del nostro Villon ha raggiunto ormai livelli incontenibili. È come se egli fosse un uomo di spettacolo, da sfoggio di tutto il suo repertorio, e mostra libri, documenti, insomma tutto ciò che lui da lassù gli ha dato. Oramai egli sa, sì, lo sa che la strada è tracciata, e che nulla e nessuno lo fermerà. Queste immagini si riferiscono ad una visita fatta a Getsemani, un luogo caro a noi cristiani, perché ci ricorda l'arresto di Gesù durante la famosa notte dell'ultima cena. Il nostro veggente, certo di essere il solo depositario dell'unica verità, è in compagnia di alcuni suoi papelitani e di padre Mariano, l'abate di Monte Sant'Angelo di Pozzuoli,
acceso contestatore della Chiesa moderna. I due personaggi, così simili per certi versi, ma profondamente divisi sul loro modo di credere in Dio, si osservano, si studiano, si punzecchiano, in attesa di uno scontro violento che non tarderà ad avvenire. I tempi sono ormai maturi, la contesa è certa, manca solo il pretesto, il cosiddetto casus belli. E infatti nasce. Nasce a causa di una diversa interpretazione di un verso del Padre nostro. Non ci indurre in tentazione.